charging. Ok, Gianni, grazie Gianni, sei gentilissimo come sempre. Viva la raga di anche a te. Buonasera, bella gente. Hello, buonasera. Ok, let's go. Buonasera a tutti quanti, come state? Buonasera, Master, buonasera. Vabbè, Gianni, ovviamente, Gianni è sempre cuoricino per Gianni. E buonasera anche ad Anna. Anna, buonasera Anna. Buonasera, stavo aspettando che mi presentavi. Cioè, ah, beh, capito. Non presenti i tuoi ospiti, cazzo. Ma in realtà no, oramai sei praticamente qua sempre, quindi insomma potresti anche evitare di venire, così almeno non mi devo rompere le palle di ascoltare a te la tua voce. Però buonasera a tutti, benvenuta Anna, benvenuta. Ho voglia di Antunna anch'io. Cazzo, quanto è buona l'Antunna. Funghi. È un fungo? Sì, un fungo. Però non so se lo diciamo solo qua in Sardegna, sta roba. Però ce l'abbiamo. Abbiamo l'Antunna. È un tutto fungo... bene, Master. Cos'è? Un brattaglio? No, che cazzo di fungo è? Walt. È un fungo magico? No, quello no. drogata di me. Allora, Zantunna. Un cardolino. Sì, cardolino so cos'è. Pleurotus Engi. È in italiano conosciuto come cardoncello. Cardoncello Marcondino di Rondello. Sì, ho presente. Io tutto a posto. Dai, domani incominciamo le lezioni. E in più, cosa carina, domani, te lo stavo per dire prima Anna, però alla fine poi probabilmente stavi dicendo che cazzata tu e quindi sono rimasto zitto. Praticamente dovevo incominciare alle 9 domani, però abbiamo avuto adesso un contatto da parte del professore di fisica che comincerà le lezioni il 3. E quindi... Ah, quindi le 2 ore vuote. Quindi ho le prime 2 ore vuote, perché fisica generale le prime 2 ore, quindi comincio dalle 11 fino alle 18.30. Vabbè, meglio dai. Eh sì, molto meglio, almeno posso riposare un pochino, fare leggermente tardi. E anche domani comincerò dalle 11 perché fisica è sempre alle prime 2 ore, quindi non male. E poi invece giovedì che sarà 3, giustamente, 1, 2, 3. Sì, giovedì invece è sera, sarò pieno. Giovedì e venerdì sempre dalle tanto. Bene, questa è una bella notizia, poi così possiamo tardare leggermente. Sperando che domani non ci faccia pacco qualcun altro, perché cose brutte.
Però ovviamente di no. No, non credo, dai. Beh, più che altro questo era in contatto diretto con uno di noi, cioè ci ha fatto sapere tramite uno di noi, perché tramite l'email istituzionale e tutto non c'è arrivato nulla. Davvero? Non credo che sia tanto legale sta cosa. Lo so, però così dice. Cioè, e se poi... c'è qualcuno dei tuoi compagni che non ha WhatsApp, che non è nel gruppo WhatsApp, non lo sa. No, abbiamo fatto girare ufficiale, in teoria l'email istituzionale, però se ne sbattono anche un gran cazzo. Anche perché così è registrato che lui fa un'assenza, invece dicendovelo a voi in privato non viene segnalata la cosa alla segreteria. Bastardo. Vabbè, penso che magari sia segnalata, insomma, su questo non ti so dire assolutamente. Secondo me no. Messaggi. Allora, per messaggi sono solo le tasse dell'Unis, bla bla bla, quindi... Le mie lezioni le ho prenotate, vabbè. Allora, oggi giochiamo a un gioco che si chiama Ultimate Chicken Horse. Come vedrete è un gioco molto futuristico, molto innovativo. Amo le balbuzie e i sottacenti per perlizio. Cos'era questo rumore? È una pubblicità cattiva. Cattiva? Sì. Oh! Ma che cazzo è? Alexa? No, è tipo Avast. Ah, lol. È la Madonna, minchia, lo sento da qua. Buonasera Pio, buonasera Somnus. Grazie. Buonasera. Allora, dicevo, questo gioco è un po' particolare. È un gioco un po' particolare, però avrete la possibilità di interagire con noi. Vi spiego un po' tutto a gioco aperto, quindi adesso lo facciamo partire. Però vi dico già che con il comando che vedete nel titolo, punto esclamativo party time, vi lascia un link dove ci sono tutti i comandi che voi potete utilizzare per aiutarci o meno nella nostra avventura. Ah, ma c'è Anna, allora vado, ciao, ti capisco, era un rischio che sapevo di correre, però se te ne vai ti capisco, sono d'accordo con te, anche io me ne andrei dalla live, assolutamente, però il canale è mio, quindi non posso andarmene, mi dispiace. Anna non interagisce, quindi è possibile che ci stia bestemmiando. Allora, facciamo partire sto gioco, vai, così vi faccio. Scusa, ma a me dice che è in aggiornamento. Che cosa? Il gioco. È impossibile, l'ho attivato adesso. Ho visto. Perché devi avere sempre mille problemi? Fai vedere un attimo. Ti faccio vedere lo schermo. Allora, sì, fai... Manda. Tanto voi non vedrete nulla, torno un attimo su qua. Ma scusa, l'hai fatto partire prima? Sì. Riavvia Steam. Spegni e riavvia Steam. Cioè lo chiudo e lo riapro? Vai su, in basso a destra. Sulla freccettina. Una freccettina verso l'alto. Basso a destra, freccettina a fianco a Sereno. Non è tutto... Ah, Sereno, cioè ma... In basso a destra, nel grigio. Grigio. Giù. Ok. C'è una freccettina verso l'alto. A fianco a Sereno. Proprio c'è Sereno e poi freccettina verso l'alto. Cos'è Sereno? Sereno, 8 gradi Sereno. Ah. Oh, tasto destro su Steam. Madonna, esci. Ok, ho capito. Ora riavvio. Io rimango in live per osservare un attimo attivo, non c'è problema. Pio, come stai? Tutto a posto? Somnus, come va con le vecchiette? Ma ce l'avevi lì davanti, Steam. Oh, senti, che rompi coglioni. Cosa sto vedendo? Non era qua, era qua. No, ma c'era anche nella barra, vabbè, insomma. Vediamo un po'. Ultimate Chicken Horse. Aggiornamento in pausa. Vai su download. Sì. In basso. Destra. Centro, basso al centro. Non programmati. Errore durante la scrittura su disco? Cosa vuol dire? Ma ti sei rovinato il gioco? Ma che cazzo hai fatto? L'hai fatto partire 2 secondi fa? Lo so! Oh, la Madonna. No, vai su libreria di nuovo, Madonna, ma cosa raga, hai fatto? Poi vai su Ultimate Chicken Horse. Qua? Sulla scritta a sinistra. Destra. Sulla freccetta. Ah, vabbè, anche qua. No, vai su...
gestisci? E fai... No, proprietà? Vai su proprietà? No, Reinstallo, vai su proprietà. Vabbè, già è veloce a scaricare, però fai un attimo su proprietà. non c'è proprietà, Istra, anzi. sì. E poi vai su file locali. Tu sei vecchietto, chiedono come va con le vecchie. Fai verifica integrità dei file di gioco. Ma in realtà non è che siamo guerrieri, siamo fieri, siamo chicken horse. Adesso fagli fare questo lavoro nel frattempo. Tanto lo sapevo che comunque mi avresti fatto tardare. Te l'ho detto, cosa ti ho Ma detto io ti ho prima? detto, ma io ti ho Cosa ti ho detto detto, prima? Ma apriamo il gioco prima di iniziare, se per l'hai vedere fatto se ti partire prima, rovino ti ho tutto. sentito, si Ma sentiva figurati, l'eco. io l'ho fatto partire, è partito tutto e poi appena sei partito con Ma non le è possibile che non ti funzioni il gioco quando lo fai partire. Cioè, ti è partito, manco non ti fosse partito. ma poi si è chiuso, è uscita quella roba lì di Avast, quella lì che faceva pim pim. Ah, allora forse Avast che sta rompendo il cazzo. Hai messo gioca multiplayer? No. Vai in basso a destra, sempre nella freccetta che hai cliccato poc'anzi. Ci dovrebbe essere la cosa di Avast. Che palle, ma perché usate Avast? Cioè, quando mai? Fai... Quarantena. No, apri l'interfaccia utente di Avast. La Madonna, cioè, ma è possibile che succeda una cosa del genere? Nazione intelligente. Vai Molto su. intelligente. Riconuda proprio. Avanti infame per te sono le lame. Madonna, protezione. Conosco sto cazzo di programma. Ok, chiudi tutto, vai. Chiudilo. Comunque Fai qua non la sto a facendo la nulla. convalida, io farei sta E cosa. Ecco. disinstalla. Sì. Adesso non è. Stai risolvendo la situazione. Sei tu che stai facendo. Installa. Dai, 1,68 GB si fa veloce, si fa. La Madonna, Gianni, mi sto preoccupando. Allora, Giovanni Pastelli un giorno scoprì Icardi e capì che non poteva farne a meno, quindi iniziò a raccogliere senza guanti e si punse tutto. Da quel giorno Giovanni Pastelli indossava sempre dei guanti e le sue mani non videro più il sole, perciò diventarono tristi. E piansero unghie per 3 anni di fila. Dopo 3 anni le unghie ricrebbero e Giovanni Pastelli poteva nuovamente disegnare come Bob Ross gli aveva insegnato. Ma E tutti Giovanni vissero. Pastelli è il tuo amico? Non penso. Cioè, spero di lui, spero per lui di no, insomma. Siamo guerrieri, siamo fieri, va bene, siamo tutti bene per ora. Ottimo Somnus, bravo, continua così, salvale tutte, mi raccomando, non ucciderle, che sarebbe bruttino da fare. Tu sei vecchietto e chiedi a noi come va con le vecchiette. No, ma in realtà chiedo perché Somnus lavora con le vecchiette. Somnus intrattiene in realtà le vecchiette. Detta Sì. così. Sì, lui fa proprio l'intrattenitore di vecchiette per sport. Proprio un professionista. Però tra poco, Kappa Somnus, buon divertimento con le vecchiette. Anch'io voglio disegnare come Bob Ross e piangere le unghie dalle mani. Disagio. Ok, nel gruppo di... Nel gruppo dell'università ovviamente tutti adesso chiedono, ma perché? Cosa dobbiamo fare? Ma quindi domani ci sarà lezione anche degli altri? Oh, no. Tristi chiedere a noi. Certo che tutte queste informazioni sempre alle 21 di sera, perché Sì, tutto si è del giorno saputo prima. praticamente poco fa. Che Non cazzo, è cioè. normale. No, non l'hai per niente normale, che è ben diverso. Cioè, è normale nel senso che anche la mia università era disorganizzata uguale. Non so, però, cioè, veramente. Vedo cose che non cose. Questo cos'è? Un altro? guarda che mi ha messo il download in pausa. Errore durante la Quindi scrittura di ancora reti. non so Ma cosa aspetta un fare. secondo, vai nelle impostazioni, pannello di controllo, per favore. Di che? Pannello di controllo. Del Nel code, computer. nel computer, nelle cartelle. Premi cartella laggiù, sulla cartella, tutto in basso. In basso, tutto in basso, nel desktop. Premi la cartella lì. E apri la cartella. Oh, cartella, vedi che c'è quella. Ma che cartella? Quella gialla l'ho già Sì, aperta. apri. Non la vedo io. Ok, ora la vedo. Vai su. Sopra dove c'è scritto accesso rapido. Anzi, no, vai su questo PC se c'è. No, non c'è. No, ma. È no.
No, perché... Cioè no, se piano, hai spazio. Hai spazio comunque, no, no, già hai spazio. Anna, non mi è mai capitata sta roba, lo sai? Prova a riavviare il PC. Anche. Vedi, tanto alla fine dovrebbe potertelo fare tranquillamente. Fai locali. No, no, fai locali. No, voglio disinstallarlo di nuovo. Ah, potevi farlo da fai locali e spostarlo. Ma vabbè. Strano però, il disco è sempre lo stesso, eh. Non è che c'è questo grande... No, ne ha due. No, non hai due dischi. E come no? Oh sì. Sì, è... No, un disco da 68 giga e un disco da 800 giga non esiste. È lo stesso disco diviso in due cose diverse. In due no, partizioni sono separate. Due diversi. Ma non c'è un hard disk da 60 giga, vado per multipli. E 68 non è un multiplo di 1024. Io quello nuovo l'ho installato io. È un hard disk quello da 1 tera. Lo so, e allora non ti sta vedendo il secondo. Perché tu di lì hai 1 tera di spazio. C è quello del computer di base. E 800. È quello che ho aggiunto io. 800 giga di coso, il resto dei 200 giga del terabyte dove sono? E 68 giga soprattutto. Stai dicendo. Il C era 237 giga. E ce ne sono liberi 68. 237, 254, sì, va bene. 931, ok, no, avevo visto quelli, quelli lì, ho visto quelli liberi, scusa. È sì, il coso sì. Che ho montato io, cioè sì, saprò no, le cose che ho fatto, non è che ah, non ti scema. Sto dicendo che sei stupido, ti sto dicendo che vedevo i numeri sbagliati, ma ho guardato i numeri sbagliati. Infatti dico, colpa mia, è colpa mia, no, ma un unico disco lo puoi dividere in più partizioni e ti compaiono come dischi diversi, capito? E io avevo letto il numero diverso. Ma avevo letto il numero diverso, basta, è un errore mio, assolutamente. Colpa mia, tu sei brava Anna. Ciao, fattiva. Sono Bob Ross dalla di là, non conosco Giovanni Pastelli, ora lo denuncio per di più. Ed eccolo, ci mancava anche Babbo Natale. Pier Nicola. Cioè, ma chi è? Questi sono dei, sono in combo. Mi manca cosa? Mi manca. No, aspetta, Gianni Mornati era quello dello shampoo, giusto? Buonasera, Giampe Pozzo. Buonasera. Buonasera. Gianni, eri tu dello shampoo oppure no? Sì, dovresti essere tu. Non ricordo mai. Prova, oh, ti fa giocare. Attenzione, ti fa giocare. Miracolo del Natale. No, miracolo sto cazzo, ho risolto tutto da sola. Tu sei inutile come al solito. Oh. Vabbè. Comunque è strano, cioè, mistero. Chiudi la cassa di condivisione, vai invece. Genio dell'internet. Ho paura di uscire dal gioco e... Allora lasciatelo così, tanto non mi dà problemi. No, vabbè, l'ho tolto. E allora vaffanculo. Allora, facciamo partire sto cazzo di gioco e magari riusciamo anche a giocare. Ok, grazie, mi hai fatto tardare Ben. Vediamo un po'. Oh, 26 minuti, brava. Sono ma ti ho fatto tardare, senti, il gioco te l'ho regalato io, quindi sta zitto e gioca, non rompere il cazzo. Capito, se ne vanta pure pubblicamente con tutti. No, non dovevo vantarmi, però visto che rompi i coglioni. Ah, va bene. Allora, come fa Giampe Pozzo? Tutto a posto? Cos'è tanti auguri? Perché? Ah, no, non sono tutto. Non mi hai già invitata? No, sto mettendo la fascetta di Naruto, lasciami fare. Sempre lui un secondo fa. Ah, quanto vi ho fatto tardare. Ascolta, Giampe Pozzo ha speso sui 2000 punti barba per la fascetta di Naruto. Porco il dio, non lo posso fare. Quanto è giusto. Ok, pronti. Ok, allora, no, quello è Cesare Ragazzi, Gianni Mornati e il mago. Ah, scusa. Me senti? Certo che ci sono. Certo che ti sento, signor Babbo Natale africano multitasking. Allora, nome al canale, Black 89 trattino basso, no, non due punti, trattino basso. Gioca online, ospita partita, privacy, solo amici, tag divertimento, competitivo, principiante, Anna Scarsa non c'è come tag, no? Ok, allora mettiamo divertimento. Regione Europa, rilevamento automatico, trova aperta pubblica, inserisci.
Unisciti agli amici, connessione, ma connessione manuale. Minimo non ti vedo nemmeno, vabbè, ti piace. Ospita partita. Ok. Allora, la musica è bellissima. La pecora ce l'ho, quindi ora devo semplicemente invitare sta scarsa. Invita una lobby. Ultimamente mi sto drogando di Yu-Gi-Oh! Master con i due lamichetti, madonna. Allora, belle persone, la signorina Anita Storm è qua, anche lei presente all'appello. Allora, vi spiego un pochettino il gioco. Anzi, in realtà lo impareremo un po' assieme. Anna, per adesso devi sceglierti il personaggino, uno dei tre animali presenti, perché la pecora ce l'ho io. Bitch! Ma usa il mouse. Minchia, che la differenza notevole tra me e l'altro. Allora, vi spiego. Praticamente che cosa succede? Succede che si crea... È un posto. Boh, partiamo da tetti, dai. Vediamo un po' cosa cazzo succede. Allora, vi faccio vedere un pochettino. Dai, partiamo assieme. Prima di tutto, punto esclamativo party in chat e cliccando sul link potete scegliere cosa mandarci qua davanti. Praticamente vi esce un elenco di tutte le cose che voi potete scegliere. Che potete scegliere e che potete scrivere in chat. E a destra, in alto, cioè qua sopra, vedremo poi chi ci sarà come voti, in attesa di voti e bla bla bla. Ma io che cazzo ho in mano? Non lo so onestamente, credo che sia una di quelle cose che girano. Sembra un mulino. Eh sì. Praticamente una volta ci sono i vari livelli, no? Vabbè, io prendo questo. Un fondo di lattuga, lol. Vabbè, praticamente cosa succede? Che dobbiamo costruirci un passaggio per arrivare fino in fondo al traguardo. E poi solitamente si fa chi arriva prima. È solo che, cioè, io non so se quello che abbiamo fatto ha senso o no. Eh sì, perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Sì, no, intendo, ma che cosa fanno gli oggetti? Oh. Cioè, finché non li mettevo. Mi ha tirato un pugno. Ah, ma io pensavo che il fiore era utile per saltare, invece ti fa male. Penso basta. Proprio di no. E adesso tu devi arrivare avanti. No! Brava! Ok. Brava. Sono fiero di te. Allora, audio e video. Abbassiamo tipo... la bomba. Ma è stra difficile, cioè. Ti ho fatto scoppiare il fiore. Meglio, perché è un problema anche per me il fiore, sinceramente. Cioè, ma quindi devi farlo facile, ma non troppo, perché sennò poi... Beh, ma in questo momento siamo... è troppo facile. Lo so, però tanto è a chi arriva prima, quindi io arrivo primo. Si parte insieme. Sì, buongiorno. No! Ciao! Non finirò mai un livello. Signori! Ok, e quindi praticamente che succede? Vedete? Guarda qua in alto, c'è l'iconcina di Twitch. La vedi? Questa ce l'hanno mandata loro. Esatto, okay, allora ce l'hanno mandata loro. Ma cazzo è sta roba? Allora, la bomba serve per togliere le robe. Ma forse nel punto in cui l'ho messo è inutile. Oh, questa è figa. Credo che abbiamo risolto, comunque, perché... No, come fai? Adesso dobbiamo semplicemente arrivare. No! Ma... no, scusami, ma non posso rinascere, devo aspettare per forza te. Ah, che bello, si ti begga. Non ci si prende il gioco dei morti? No. Ma... cosa cazzo è quella roba lì sotto? Attento, muori. Wow. Ok. E adesso vi cosa fate? Votate e ci mandate la roba, praticamente. Ah, che figo l'ingegneritore. Sì, ma più diventa difficile, più... cioè, io non riesco neanche a passare il primo pezzo. Per partire prima a me stavolta. Mi metto il fiorellino.
Io metto presto. Ma il fiorellino poi ci blocca. Un casino. Lo metto su uno di questi, no. Così. No, ma cazzo! Ok, credo. Non riesco neanche a saltare. Ma non mi sembra così impossibile come cosa. Cioè... Oinch? Ah, ma quello è più facile. Oh, io sto seguendo. Sono quasi arrivato. Black hole, via, lo voglio. Niente. Adesso lo rendiamo difficile, via. Nello ti fa scivolare, penso. Ah, c'è anche un extra box. E questo che cazzo fa la finestra? Oh cazzo. Vai. Ma cura. Perché non sei morto che ci sei saltato sopra? Scusa. Perché ci sono arrivato un po' prima, sì. Ma... ok, credo che sentiremo Anna tipo bestemmiare. No. No, stasera sono tranquilla, però... Cioè, non capisco... Non capisco come si fa ad essere così scarsi. Vabbè, dai, ti devi focalizzare. Non hai vinto neanche te. Ghiaccio. Sono troppi extra throne, extra sforge. Rendiamomi la vita un po' più facile. No, hai messo pure il ghiaccio te, ma cosa fa il ghiaccio? Vediamo un po' se ho capito bene. Yeah! Ok, salta sulla fare. Il cannone? Salta, salta. Ma dai. Beh, una volta no! Sì, va votato senza punto esclamativo, belle persone. Ma dovete perché non mi ha fatto che l'ho finito, scusa? Certo che l'hai finito, cioè, hai dato un punto. Ma io non ho visto che mi dava il punto. Ah no? Non ho notato. No, non me l'ha dato. Questo gioco è infame, non mi vuole bene. Ah, questo ci sta perché è un aiuto, però dopo poco esplode. Quindi... No! L'ho messo bene. Cazzo l'avete quella palla di merda? L'ho messo io. Adesso sei bloccato pure tu. No, perché c'è il barbatrucco. Qualche bomba. Cazzo. Cos'è che ci possiamo mettere? Non c'è niente qua che ci può aiutare. Yeah. Result. Certo che se tu metti quello lì è ancora più un casino. Però no, devi renderlo difficile, non devi lasciarlo lì. Lo metto qua. La madonna. Che ci puoi andare contro ma non per forza. Dai, vai prima tu, vediamo un po' ti sei... Ah no! Ma l'hai messo tu! Lo puoi beccare per forza però... Ma l'hai messo tu! Lo so, pessima scelta. Ah, ottima scelta invece. No, non va bene. Ma vedi che non mi ha dato il non mi ha dato la vittoria. Vabbè, ma adesso prima. Ah no, adesso, non ti so dire. Cioè, fuck, via. Quando si vedono i punteggi. Nel mio non c'è. Ma perché? Usatene di diversi, però che solo jetpack è un casino. Ma la monetina dai, c'è un regalo ogni tanto e ci arrivi lì sotto. Ma e questo razzo cosa fa, scusa? Oh, prova a prenderlo. No, anche no. Ah, ma culo, era una cosa bella. Esatto, tanto pare sì. Ce la fai? Vai. Ok. Vai il cannone. Ma mo come ci arrivo? Ma devi scendere giù. Vaffanculo. Ah no, sì. Oh.
Però se adesso non mi dà il pull, cioè, ma perché sì, mi che te l'ha dato solo adesso il pull? Ma io l'ho finito due volte il gioco. Ma forse prima siamo arrivati pari. Ah. Cosa cazzo? Cazzo è sta roba? Ok. Direi di metterlo qua. Ti rompo il cazzo, vediamo un po' come va. Metto il ghiaccio che tanto non fa quasi niente. Ma cazzo. Ma hai fatto apposta a farmi vincere? No. Angelica, buonasera! Ciao! Angelica, partecipa che, che puoi giocare! Minchia, però è strapiena sta roba adesso, cioè. Sì. È veramente un puttanaio. Angelica, lui cerca di farla vincere, ma lei non vince. Non volevo che si notasse, però lo so. Ah, bastardo. Ma no, ma perché? Ma è un casino! Comunque, Angelica, praticamente funziona così. Quando tu connetti l'account a Twitch, le persone possono votare dalla chat e scrivere che cosa farti spawnare nella cosa. Perché sei scesa? Perché voglio vedere se riesco a fare un altro giro. Ma è un casino lì. No, ma non si può. E beh, hai messo le cose lì, poi c'è la pianta di tirare un pugno. No, merda! No. Dat- No, volevo vedere se si poteva passare per di là. Lol. Signori, c'è quasi a vincere. Cioè, se no tutta la roba che c'è sotto, che cazzo serve? Niente. Ma in teoria... Oh, bello, black hole. Lo buttiamo in mezzo al cannone, via. Questo che cosa fa? Cioè, più che altro che volevo avvicinarmi agli altri posti per capire che cosa fanno. Oh, la bomba, finalmente. Napolo. Possiamo togliere qualcosa. Toglierò... Toglierò questo. Sì, dai, togli fiore. Boom. Dai, io riprovo il giro alternativo perché tanto quello c'è tanto perso a prescindere. No, vaffanculo, hai distrutto il ciclo alternativo. E non l'ho fatto apposta. No. Vabbè, possiamo saltare oltre. No, sono caduto nel black hole. Dai, ti becca. Vediamo se. No, ti sei fatto a prendere! Ma che culo! Ha vinto! Che sì. Culo! Post mortem recupero. Che culo! Tutti figari anche a te. Ciao, Ping, ci stai piacendo un sacco comunque. Ho il mio animale preferito è il pollo. Signori, bello. Il T-Bag. Non ho capito un cazzo, però bello. Però bellissimo. Bello, 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 bello. Nessun livello. Che cazzo è sta roba? Lancia livelli. Ah no, questo boh, non lo so. Questo... Mi sa che roba che si sblocca prima. Sì, penso che sia roba da costruire pian piano. Quando saremo strapro, cioè mai. Cioè, puoi arrampicare come cosa, come... Come... cazzo si chiama? Sì, vabbè, quello. Platform. Come un Glonite. Ah, ci sono anche le regole. La fattoria, dai, proviamo la fattoria. Vediamo un po' sta fattoria. Non mi obbligare a metterti l'handicap. Cazzo. Via, votate! Vedete le robe? Una bomba. Dopo. Anzi, ti rompo le palle, vai. Ma scusa, stavo... No, dai, adesso dove lo metto qua? Il problema è che non so cosa possa servire sta roba. Pensavi che ti trasportava... Sì. Invece... Per colpa tua non vince nessuno dei due. Oddio. Penso proprio di no, sì. Lassù mi sa che non ci arrivi. Sì, l'arrampicamento è molto platform. Ma,
Il teletrasportatore dovrebbe fare qualcosa, invece non lo so, ma adesso mi sa che c'è questo. Io metto il lanciafiamme. Sì, ma scusa, ma se inizia qua, cioè è troppo facile. No! 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 Ma perché sono caduto, scusa? Perché sono caduto lì? Non è giusto! Metto un altro di lanciafiamme, lanciafiamme sono miei amici. Affanculo. Ma perché sono morto lì, scusate? Oh! Perché sono un genio. Astia. Vabbè. Ma mi sa che mi dà troppo fa. Beh, giustamente, non mi deve dare i punti a me. Li dà solo a lei, li dà, vaffanculo. Questo. Ok, vediamo un po' te. Cosa cazzo sta succedendo? Che paura, no! Porca vacca. Ma è perché il cadavere? Sì, sì, io sono morto su. Cazzo. Ok, devo renderla ancora più difficile. Una dinamite, via. Togliamo via qualcosa. E c'è anche il nome di chi l'ha messo, non l'avevo visto. Grazie Gianni, ci hai regalato emozioni. Cosa è successo? È il buco nero. Ah sì? Sì sì. Ma che cazzo. Porco Dio. No, vabbè, no, ma anche tu. Ma sono imprevedibili quei cazzo qui, lanciafiamme. Ma che prevedibili? C'è la piattaforma lì. Tu li hai messi, non io. Imprevedibili ho detto. Dico, infatti, ma sono prevedibili perché fanno due cose velocissime, cioè lentissime. Togliamone uno, che cazzo. No, ma hai tolto anche la piattaforma. Vabbè, c'è quella mobile. Vabbè, quella però mobile. C'è quella. Infatti. Emo. Devi sempre grabbare. No, la porta. Che culo. No, sì. Ci è arrivata prima. E mi piace questo gioco. Io comunque ora mi sa che vado. È molto confusionario stare in chiamata con Congo. Allora. Stare allo stesso tempo, stare qui in live. Va bene, grazie Master. Ciao Master. Buonanotte, salutami Sara. Vediamo un po' se esco. Ma adesso? Merda. Ma come hai fatto te a passarci, scusa? Ho saltato. Sì, credo una cosa che lancia le palle. Cazzo, questo casino però adesso come cazzo faccio? Sì, ho fatto una combo un po' di merda io, cioè le palline pure le frecce. No! Gesù! È diventato impossibile col cazzo di togliere qualcosa. Sì, mi sa che ci tocca togliere qualcosa, sì. Oppure costruirci attorno, tipo questo. Quella sta facendo? Spiega molto utile. Perché la stai mettendo lì? Mette boom, in casino al mondo. Vabbè, fai quello che ti senti, vaffanculo. Grazie Master. Grazie per la resub Master, grazie davvero. Oh sì, una bomba, sì.
fare ti ho. Allora, direi di togliere il black hole assolutamente. Sali? No! No, sono morto come uno stronzo. E ma adesso come fai tu a passare, scusa? No! L'hai messo davanti alla porta il coso, la balla di fieno. Lo so, era per cambiare il giro. Grazie, master. Oh, sì, facciamo saltare in aria tutto. Grazie per la sub. Ma è lì da solo, qua. Un'altra bomba, via. Prendiamola. Facciamola. No. Io. No. Yes. Oh, sì, finalmente. Finalmente un punto. Mancano tre turni. Vai che ti batto. Allora, questa è la porta che apre e chiude. Mega bomba. Montiamo un po' l'ambiente, eh? Via. Bom. No. Ma l'hai tappato? No, non l'avevo visto. Io voglio capire che cosa fa questo. Credo che spari qualcosa, boh. Ah, ok, quando è verde si apre, quando è rosso si chiude. No, ma c'è il black hole, no? Sì. Bisogna passare qua. No, puoi saltare. Salta. Sono ancora vivo. Fanculo. Salta, 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 salta. Porca mega bomba, ok, perfetto. No. Sì, l'idea è questa, praticamente voi ci donate le cose per costruire. Ci mandate a manetta cose per costruire. E le prendete da questo elenco. Oh, grazie. Oh no, il fiorellino, no. No, però il fiorellino spara a vista. E il fiorellino tira il pugno. Ma a vista o hai modo di evitarlo? A vista, mi sa. No, che cazzo fai? Ah, ok. Sto tentando di capire come metterlo qua. Oh. No! Sì, adesso io però devo riuscire a finirlo, il problema è quello. Allora. Adesso vedremo Anna a fallire. Ma come cazzo faccio, infatti? Ma è impossibile. Alta. Oh, sì. Cazzo, un turno. Ok, devo batterti qui. Cioè, chi vince qua vince tutto, no? Sì. Prendiamola intrigante. Merda. Questo non so assolutamente. Anzi, è un coso. Cosa ridi? Stavo guardando dove l'hai messo. È così, se uno salta troppo lì e muore. Quindi la mia seganastro. Ma cosa fa quella che hai messo tu con la calamita? Non lo so. Un cazzo. No! No! Madonna! Sì. Ma è impossibile passare, merda! E quindi chi vince? No, hai vinto tu, no! Ho vinto io, no? Sì, sei prima, sei in avanti, vedi? Oh. Sei l'ultimo crocione. Sì. Vabbè, ci sta, dai. Ho vinto Anna, terribile.
Ok. Vorrei ringraziare mia mamma per aver creduto in me. Grazie. Allora, andiamo un po' avanti, vediamo un po' che cosa c'è. C'è la fattoria e tetti e basta? C'è una creativa. La proviamo? Cos'è sta roba, voglio dire? Ah, viene a sinistra. Mm-hmm. Ci sono i titoli di coda. Cute. No, possiamo salire. Ma... E dove finisco? Mi sale tantissimo. Dove stai andando? Volevo salire più in alto. Ah, lol. Dopo un po' spariscono. Ma cazzo? Perché sono sceso. Come faccio io a passare adesso? Ok. Quindi abbiamo solo questi due livelli, però strano. Beh, vediamo se sotto magari si è sbloccato qualcosa. Prendi i punti di domanda dei livelli. I punti di domanda dei livelli. Cioè, in che senso, Angelica? Questi sono quelli della community? Community? Level net. Wow. Sono i livelli della community. Via. Cosa devo fare? Sto facendo io adesso. Voglio il livello in alto. Fatelo prendere. Ok, allora dopo lo facciamo adesso. Vediamo un po' sta roba. No. Allora, noi iniziamo da qua e dobbiamo arrivare qua su. Ma è gigantesco. Ma dove lo stai mettendo? Ci dobbiamo arrampicare. Non c'è modo adesso di arrivare, secondo me. No, perché non abbiamo ancora la possibilità adesso. Vediamo un po'. Ma cazzo fatto? Signori, signori. Vai, devi arrivare lì e poi tirare, premere per saltare. Vabbè, vai avanti tu. Faccio vedere così. Ok. Come tocchi un attimo il saltare il più possibile, hai visto che ti sei arrampicato un secondo? Sì, ma l'ho capito come si fa a arrampicarsi, però non riesco a beccare il lato. Devi prendere l'attimo fuggente. Porca troia. Vai, c'eri quasi. Ripremere B per rinunciare? Io rinuncio, fanculo. Ma no! Ok, no, non è intrigante però così. No, è un po' bruttino, torniamo indietro. Sei tornata indietro anche tu, sì? Ok, perfetto. Ok, sali su. Dobbiamo andare sui tetti e prendere il punto di domanda. Fatelo e prendo. Non vedo un cazzo questo numero qua davanti. Ok. Ma l'abbiamo preso? No, credo che dobbiamo prenderlo. Ah, questi qua dobbiamo prendere, ok. Devi fare una scala per arrivarci. Cioè, ma... Poi prendiamo quelli e accediamo ad altri livelli. Spero di sì. Non è bello però che tu mi abbia messo ghiaccioli. L'ho preso, sì? Sì. Sì, abbiamo preso qualcosa.
Che è proprio mirato, se riesci. No. Vai. Non ci arrivo io lassù. Bella anche la musica. Ok, abbiamo un extra box. Oh, figo. Ma perché l'hai messo lì? Per aiutarci, no! Non è servito tantissimo. Tanto quale obiettivo era solo di prendere... Vabbè, adesso è vincere. No? Perché non si apre? Ah, ok. Sì, lasciare il tempo, madonna, cioè, che pazienza. Adesso l'abbiamo aperto. Perché uno per te e uno per me. Olè. Ma quanto esce adesso, no? Facciamo quello là. Non so se te lo fa fare. Vediamo un po'. Ah, ma io non pensavo fosse una partita questa, pensavo che era solo... Ah, no, beh, se... ora che sta perdendo. Ma è vero! Vediamo un po'. Eccolo. Certo. The Manner. The Maniero. Ma quello che sta facendo Pioschi è così che si vuota? Sì, sì, devi scrivere praticamente dall'elenco che c'è facendo punto esclamativo play. Devi scegliere quello che ti può interessare e metterlo. Ma la paradigina cosa fa? Ci puoi salire sopra? Una merda. E come ci arriviamo noi di su? Siamo dei diligenti. Un ascensore! Ti ha preso? Merda! Attenzione con trappola! Ma cosa vuol dire trappola? Perché sono morta per una roba che hai messo tu? Possibile, sì, sì, sì. Prendiamola facile! se premi... Cosa stai usando? Mouse o tastiera? Cioè, mouse e tastiera stai usando? E tastiera, puoi premere Q per ruotare, non so se lo vedi. Ah, top. Sì, sì, lo vedo. No, dai, cosa fai? Ci sta. Adesso ti voglio vedere a salire di su. Ti presto. Ah, no. No, so che potevo attraversare. Ah, giusto, bene. Stronzo. Che stronzo. Devo scendere semplicemente giù. Allora, tu mi stai mettendo. No. Ma sono morto! Eh sì. Perché sono morto? Mi sono sbattuto al vetro. Perché sei andato contro il vetro. No, non è giusto. Ma porco. No, no! Vabbè. Ma no, ma non l'hai messa. No, non l'abbiamo messo. Mm.
Ma no, ma ti sei messa la protezione. E Cristo! Ma... Oh. Adesso ok. Adesso come cazzo. Ok. No. Come faccio? No! Oh, che culo! Madonna. Che sì, culo. Sì. Sono ancora in svantaggio, però vabbè. Procede che Anna ha culo. Ho vinto prima io e adesso vincerò di nuovo. Siamo uno pari, siamo. Non so cosa fa l'idrante, cioè se l'acqua ti fa male o no. No, ma se sono tre cosa succede? Non ho capito. E dillo. Cosa? Tre portali cosa fanno? Ah no, ma hai messo un portale anche lì, cazzo. Sì, sono stata la prima a metterlo, non dà la colpa a me adesso. Come non posso immaginare? Ho vinto io prima, adesso no, non sto vincendo io. No, in realtà Anna, la bugiarda, non sta vincendo. Cazzo! No! Infilisce sul cadavere. Che culo! Che culo! Che brava, cioè, adesso quando faccio vedere qualcosa di giusto... No! Eccoli! Pronta! Quando faccio qualcosa di giusto sempre il culo, cioè, non che sono stata brava. E quando muori te è sempre che sfiga, non ovviamente, che perché io sono bravo a differenza tua, cioè, semplice. Qua. Cos'hai messo, scusa, che non ho visto? E blocca il tasto. Cazzo. No, che cazzo metti, non passerò mai neanche tu, però, cioè, già ci sono queste cose che non lo toccare, ecco. Tanto allora, muori anche tu, piano, tanto muori. Oddio, perché cazzo hai messo quelle fottute? Perché è più difficile. Ho capito, ma troppo. Dai, togliamola. L'hai presa dritta nel culo. È più o meno l'idea quella. Ma no, ma l'hai rimesso. Quello lì era utile. No! mi sono uscite le informazioni del gioco, ma sbattendo tutto. Hai rotto tutto? No. E adesso come cazzo fai? Non so, Cristo, non so. Allora, con calma, ce la posso che fare. Cazzo. In realtà sto tifando per te, non so perché. Mi fai bene. Olè! Quella. Minchia. Signori! Allora, questa potrebbe esserci utile. Come potrebbe esserci utile qua? No, qua no. Ma cos'è utile lì, scusa? Vediamo. Allora non è più. Ma... Tieni, stronza! Guardami live se mi vedi, ti. Ecco. Non posso. Ok, ti ho dedicato un dito gigante. No. Ma non ce le fai da lì. Merda. Allora. No.
Yes! No! Come cazzo hai fatto? Bravo. Grazie. Hai vinto? No. Madonna, adesso mi dispiace rompere le palle perché mi dice bravo, madonna. Vabbè, ma perché non mi aspettavo che funzionasse. No, non metterle mezze col gioco. Ok, ancora. Sì, hai sbagliato. Perché? Perché rimbalza sulla piattaforma e si ferma. No, ero così. Vabbè, allora provo anche io la via del... È che è un casotto. Devi premere spazio per saltare. Ho capito, ma mi manda a destra e a sinistra. Guarda il mio cadavere come viene spazzato dalle frecce. Pucche, buonasera. E signori, 2-1. Dai. Buonasera, benvenuto a... Sono benvenuto a... Beh dai, stai andando bene comunque, ne hai vinta una, quindi... saliamo su. Rifacciamo quello di su che sblocchiamo le cose. Sblocchiamo nuovi livelli. Allora, sempre punto esclamativo per avere la cosa. Palesemente Blake bug abuser, bastardo. Allora, dobbiamo semplicemente prendere i cosi, quindi facciamo in modo di salire. King. Ora si guarda Blake e Seratina, bellissima. Ma bellissima è per me, ovviamente. Vabbè, qua dobbiamo facilitarci la vita solo per prendere cosi, no? Eh sì. Quindi direi... Ma come fa il culo tu? No! No, non lo mettere lì, no! Perché no? Perché dobbiamo salire con il coso. Con l'ascensore. Io volevo salire così. Ma c'è l'ascensore per salire su. Ma dai, ma sei arrivata alla fine! Scarsa. Ah, ma non mi fa muovere adesso. È ovvio, perché sei arrivata alla fine. Vabbè, me ne ho vinto. Io ti ho sbloccato le cose nel frattempo. Grazie. Prego. Ah, scoiattolo vuole giocare per Anita Star. Che scoiattolo. Ok. Mi fanno sprendilo anche tu. Abbiamo uno scoiattolo. Scoiattolo. Aspetta, posso cambiare personaggio? Penso di sì. Esco, devi premere esco. No. Giocatore? Segnala Anita Storm. Espulsione? No. Sì. Come si potrà fare? Vabbè, pace, stasera sono... Va bene, caso esci e rientri. No, vabbè, ma non mi va solo per prendere cose. Ci metti 2 secondi. Volta. Sì, ma ho paura che mi si crashi ancora il gioco come prima. Sicura? Sì. Beh, se vuoi cambiarlo tu cambiatelo. Ma no, io ho la pecora, io sono sardo, quindi... Io sono obbligato... sono le pecore. Sono obbligato a mettere... Vaffanculo, cazzo. A utilizzare la pecora. Vabbè, tetti, via. A utilizzare la tetti. No, ma non abbiamo sbloccato il livello nuovo, scusa. No, abbiamo sbloccato il personaggio. Abbiamo sbloccato personaggio. Lo scoiattolo. Sì. Ci sono elicotteri che Blake può prendere, di conseguenza li posso prendere a calci. No, non credo che ci siano gli elicotteri. Non in questo gioco. Elicopter. Perché lo metti lì? Mettilo qua vicino mentre partiamo, no? Ma perché tu lo stai mettendo lì a sinistra la molla, quindi... Ma non ci arriviamo lì in fondo! Bello lo stesso il gioco, lol. Su, mettete robe, punto esclamativo party per avere il comando. Perché ti becca? No!
Troppo facile. Vaffanculo. Te l'ho fregato io al volo. Io non so cosa serve questo. Ma questo si sta rompendo? Ah, se si salta troppo in alto si muore. No. Mi sono andato storto. Oh, rally. Ah, c'è, wow, il tempo limitato. Ah no, vai rallentatore. Ah, però per poco tempo. Beh, ti beghiamo nel frattempo che arriviamo, via. Dai, finisci. Beh. Quanto non ti dai punti? No. Che cool. questo. Vediamo se mi riesci. Allora, Anna, devi saltare. No. No. Ma... Sì. Ti devi, degli altri, poi. Sei morto anche tu. Stronza. Questo. No, volevamo entrambi provvedere allo stesso problema. Che dire? Ma tu? Sono rimasto fermo aspettando lui. Credevo che ci morissi su quella sega, invece. Ma veramente? Eh sì, sono rimasto un po' male, infatti. Che palle. Cioè, sei rimasto immobile, ho detto, ma che cazzo stai facendo? Eh sì, perché ti volevo guardare morire. Ma bastardo. No, ma corri troppo facile. Ma scusa, quando vinco io dice che è troppo facile. Sì, vabbè, ma in basso non ci gioco più. Prendiamola difficile. Mi viene tremendissimo. Beh, adesso mi sa che è impossibile il gioco. Invece sì. Adesso bisogna salire di forza sopra. Come fai adesso, Gino? Cazzo. Cazzo. Semplicemente tutti e due non dà punti. No, ma in base a chi arriva per primo. Perché? Perché qualcosa in più ti ha dato? Perché sei morto con una mia trappola. Non è giusto. Credo. Io non ho capito. Quello che è in mano io che cosa serve? Un barile, fine. Un barile per saltare, basta? Sì, per appoggiartici. Punch. Devo arrivare prima possibile a qualcosa, a quel jetpack. No! Ma perché mi hai seguito perché... tu, scusa? Perché no, non volevo inseguirti, volevo andare sul viola e salirla. Cioè, volevo fare il giro che ho fatto prima. Vabbè. Ma... Ah, ok, l'ho preso io. ma porco Dio. ma che cazzo... Come si fa a fare adesso? Ma si rende più difficile, no? No!
Merda. Salta! No, non ce la fai più. Guarda, adesso si fa il punto tranquillo. Tranquillo, con tutta la calma del mondo. Tanto non mi dà il punto. Che quando lo faccio io dice che è troppo facile. No! Salta, salta, salta! Salta! Ti potevi arrampicare lì! Ah, è vero! No! Avevo finito. Cioè, mi mancava che mi arrampicavo, cazzo, così dicendo. Oh, terribile. Vabbè. Eccola lì che mette il Flame Tower ovunque. Vabbè. Rendiamola un po' più simpatica, dai. Praticamente se vuoi usare solo quello col miele adesso. Questo che non mi ricordo cosa fa. No, ne pentirò? Secondo me ce ne pentiremo. Invece? Aspetta! No! No! Cioè, il mio cadavere... No! 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 Bellissimo che questo gioco interagisce con i cadaveri anche quando sono morti. Sì, no, è un po' macabro. Oh, allora, togliamo qualcosa. No, non le... No, ma che deficiente che sono, pensavo che la esplodeva. Cosa faccio? Dai, chat, togli, cosa faccio? Faccio il bravo ragazzo, rendo la vita difficile, o faccio il bravo ragazzo e la tolgo via? Via, scusami, ma volevi, togliere, volevi già togliere qualcosa, se no non prendevi la bomba. Toglievo il Flame Tower, oppure qua giù. Togli quello che vuoi. Uno dei due. Dai. Ah, ma va bene anche l'altro. Probabilmente ci morirò io nelle robe che ho appena messo. Impossibile. No, che cazzo hai fatto? Oh! Che culo. Oh! Non dirmi che non è oh, culo. Oh, oh, che bravo, che bravo, che bravura. Ci vai, trovo tutto, tutto talento e bravura. Vai ora! Vai ora! Sarò così funzionata. Nice. Okay. Che palle! Facile il cazzo, cioè, ragazzi. Oh sì, perfetto, via, rendiamola facile. No, che cazzo hai messo? No. Sì. Via, rendiamola un puttanaio. Ah, ok, se sto qua non mi prendono le frecce, però quelle là mi prenderanno sicuro. Porco Dio. No! No! Sì, ma sì! No! Sì, no! Però è impossibile gestirle tutte. Ora è un casino, sì. Dobbiamo far esplodere tutto. No, ma che esplodere? No, no, no. Cioè, è un casino. No, cioè, no, no, no. Cos'è la roba che dà più problemi? Tutto. Tutto. Queste mi sa. Ma no, quello sbagliato hai fatto. C'era quella in alto e quella a sinistra. Ah, cazzo. Vabbè, vabbè. Non No! Cazzo! No, merda, perché il miele mi ha tenuto incollato, sto io. Che palle però, sei ancora tu in vantaggio. Sì, ma tanto finché ultimo non turno. Facciamo i punti. Ah, ultimo turno? Sì. Stai togliendo qua. Via,
questo. No, 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 no. Fanculo. Allora, ce la posso fare. Dai, tipo per te. Porco merda. Dio. E niente, quindi ho vinto io? Mi sa che hai vinto tu, sì. Due pari, signori, due pari. Anch'io voglio di cereali. Mi avevano chiamato dopo che ho scritto, non ho visto, mannaggia. Dove ti sei fermato, Somnus? Ho vinto io di nuovo, comunque, in tutto ciò. Sì, siamo due pari. Non ci sono punti di domanda, però io voglio i punti di domanda. Ah, sì, grazie, voglio l'oreo, per favore. L'oreo. Ed ecco, insomma, non è che puoi pretendere pure le cose che vuoi, cioè. Sì. Vediamo. Oh, Chernobyl. Quello brutto di prima. Quello brutto. Ah, è quello che è della community. Mm. Quindi facciamo un'ultima partita, chi vince tutto. 22-25. È presto per te? No, non lo so, tu sei stanca? Un pochino. Benvenuto Emigeo, grazie per il follow. E grazie anche Moise Talco. Grazie, ciao, buonasera, hello, benvenuto a... Cosa abbiamo qua, no? O party o libera. Sì, sì, continuiamo col party. Allora, rifacciamo la fattoria oppure uno di questi due? Perché la fattoria è piccolino. Maniero è grande. Facciamo Maniero? Vai. Punti di domanda penso ce ne siano uno o due al giorno. Ah, ok. Ok, allora siamo 2-2. 2 per me e 2 per Anna. Oh, oh. Un trionfo. Allora, quello farà acqua. Eh no, così non riusciamo. Ah sì. C'è il coso. Via, la rendo difficile. Votate, mi raccomando, punta esclamativo party, così che nel sito vi dà tutto l'elenco delle cose da potermi spammare. Spammateci roba così che noi la utilizziamo e proviamo ad arrampicarci e fare le cose che boh. Niente, tu sei innamorata di sta roba. No. No, devi metterne uno alla volta, Somnus. Esagerato, Somnus, come al solito. Sì, effettivamente sì. Un po' troppo. Too much. No. E poi Mega Bomb, esatto così. E lui te lo conta. Vediamo un po' se ce la faccio. No! No! Sei morto? Eh sì. Quindi è tutto nelle tue mani. Ok. Ho capito cosa volevi fare. Eh sì. Però ho toccato i cespugli e sono morto. Non so che non si può. Guarda che usa la mia arma. Guarda che usa la mia arma. Beh. Gli ho permesso di vincere, terribile. Ah, mi aspettavo un troppo facile. Eh no, perché sono morto tipo 3 ore fa. Perché hai messo la cassettina lì? Me lo spieghi? Boh, magari fa più difficile, non lo so. Si rompe particolarmente le balle, quello sì. Con questo diventa impossibile usare quel metodo lì. Cioè, almeno per me. Merda. No! Cazzo, il vetro! Porco Giuda. Sì che funziona, Anna. Ha scritto Megabomb prima ed è uscito. Black Hole ed è uscito. Li vedete? Guarda, sì, Anna, senti a me. No!
Vabbè. Angelica, scusa. Se voi lo scrivete... sì, Angelica, scusa. Praticamente, se voi lo scrivete, ci compare qua. Così Seratina mi arrabbierei. Vabbè, ma lei tanto rompere palle a prescindere, quindi non è che... Non so scrivere. Perché mi devo arrabbiare? Cioè, ovviamente mi devo arrabbiare, ma cosa è successo? Ovviamente mi devo arrabbiare. Vedi a destra Sara, cazzo. Angelica, non riesco a chiamarti Angelica, Cristo. A destra c'è scritto... Somnus ha scritto Mega Bomb e a destra c'è la Mega Bomba. Ah, sì, è vero. Sì, no, funziona. Prima ho usato anche delle robe che aveva messo qualcun altro. Ma io quello che sto dicendo è... Fiorellino è cazzato. Vabbè. Grazie. Vedi, Black Hole. Però devono votare in altri, capito? Non deve essere solo uno a farlo. Quindi se adesso anche Angelica scrive Black Hole, probabilmente ci ritroviamo poi dopo le robe. Ma scusa, quella l'hai messa tu? Sì. No. Beh, una volta dovevo morire anche per quel vetro lì. Ma hai fatto una roba strana. Di merda, tra lanciafiamme e le frecce, questa cosa. Beh, è cattivo. Cosa stai facendo? Sto t-baggando e aspettando il momento giusto. Buona. E fammi salire. No. Uh-huh. Ma vaffanculo, quanto cazzo ti è data perché preso anche la moneta. Vedi? Adesso in alto qua c'è scritto c'è il Black Hole e c'è il simbolino di Twitch. Ed è quello che voi avete votato. Easy, usiamolo. Scusa, come cazzo ci arriviamo lì? Non lo so, ma è un problema di me del futuro. Signora, vuoi meet your mother? No, non compaiono tutte, però compaiono... Cos'è stai dicendo? No, non so. E non posso metterla al centro. Ma... No. Ma si può morire pure schiacciati. Forse ero pure già morta, così non mi ricordiamo neanche. Osti, che bravo, cazzo. Ma adesso di come cazzo ci vado? È un problema di te del tutto. ci salti sopra. Non posso metterla al centro. Stronzo. Ma cosa stai facendo? No! Ci godo. No, lo stavo prendendo per il culo. E infatti tu hai già vinto, non so perché arrivi a cazzeggiare. Stavo prendendo per il culo il fiore. Vaffanculo a me. No, ma non ci crea più nessun problema quello. Ho messo il Black Hole. Black Hole, allora, via il fiorellino messa sul cazzo. Oh. Ma lo dà tutte e due il bonus. Sembra di sì. Dovete schiacciare di nuovo. Oppure non sono riuscita neanche ad usarlo, a sfruttarlo bene. Papà su. No! Anzi, ma tu vai avanti, non te lo mi metti più avanti, tutto che mi stai guardando. E vabbè, tanto ti guardo anche dopo, quindi. Lo so, però, almeno non lo so. No! È troppo difficile. Quanti punti! Bravo. Quanti punti questa Blake? Però ti do anche la moneta, così almeno. Adesso mi invento una cosa. Un po' poco. Tieni la tua amata piantina, vediamo. Sì, ma io ora ho rinunciato, ormai ho perso. Cioè, ci provo giusto no, per... No! Guarda la contenta. Tanto io non lo finirò mai sto livello, poi adesso sto pure allora, il fiorellino piano, di merda. Prendili, sali su e poi subito sul marrone.
risali su. No. Torna indietro. Caduto, finita. Aspetta. Come che si fa ad abbassarsi? Okay. Ma non cammini, non strisci. Ah, ritorna a sinistra sfruttando il passaggio. Tanto ti copre. Ok. Sali su. Ora salta su. No, a destra. No. No! Perché salta a sinistra? Non l'ho fatto apposta. E vai, vinto tu. Ah, c'è ancora? Vai, ti concedo il jetpack. Allora, jetpack è facile. Devi premere spazio per volare in alto. Allora, devi premere il jetpack. Ma va per forza dritto. E tieni premuto. E sali sul sesso. Adesso aspetta un pochettino. Più o meno ti becchi il punto. Perché se ci arrivi dritto adesso così non ti dà il punto. Eh sì, ok, mi sono preso una freccia in culo nel frattempo. Vai, prova adesso. Vabbè, ma così c'è. Cioè... troppo facile. Minchia. E la madonna, però cos'è questi punti? Perché tutti questi punti? Io ti stavo favorendo soltanto per... infatti è vero che me li aspettavo tutti questi punti, boh. Caso. Adesso è una gara a chi prende il jetpack, praticamente. Ma non c'è più il jetpack, è solo una volta. No. Beh sì, cazzo, troppo facile così. Non ti do punti perché... Puntini. Ah, ok, quindi se uno muore l'altro becca appunto a prescindere se vince. Cos'è che ha scritto? Perché ce l'ho censurato dopo il perché? Perché uscite? Perché scusate, ma gli altri... Somnus... No, voi siete... Pio... quello che scrive Angelica, lo vedete? Tutto. Uscite, ma perché hai censurato uscite? Ma non sto censurando io, Pio secondo me legge tutto. Paura... allora io lo vedo, sì, ma voi siete moderatori, quindi... eccola lì. Oddio. Io, tu lo leggi quello che ha scritto Angelica? In time out? Allora, focalizziamoci. E vince! Bravo. Sì, tutto l'ultimate bravo. Pecora. Bitch. Così a caso. Allora, facciamo così. Ci facciamo l'ultima partita? Sì. Tanto sono le 22.37. Quindi un'ora e mezza di live abbiamo fatto, sì, infatti. Sì, sì, va bene. Oh, non si lancia il dio Can Can, perfetto. Allora, proviamo... Anita, stop. Ma è scritto? Sì, ero per sbaglio. Cioè, ho aperto la chat per sbaglio, allora... Ok. Culo. Allora, cerco un livello... Un livello. Un po' sta roba. Oh wow, questa sembra carina. Vieni qua. Vieni, Anna, vieni. Sì, scusa. Dobbiamo semplicemente saltare. Cioè, arrivare a fine del schermo. Io non ho visto arrivare a fine. Cazzo, lo faccio. Ma non rimbalzano su questi, hai visto? O sbaglio? No, non si aggrappa, no. Ma... Che è successo? Mi sono ucciso.
sono ucciso? Ma come hai fatto tra l'altro a uccidere? E ho tenuto a primo soldo. Su queste cose non ci si può arrampicare. Ma io sono morto, no. Sono triste. Aspetta un secondo. Grazie Somnus, mi hai aiutato tantissimo. Vai, ritorna qua. Magari evito di uccidermi da solo. Io ho gli occhiali da gaming. Hai cliccato la B per sbaglio? E ho tenuto premuto tasto destro del mouse. Non so per quale motivo sono morto. Ma come cazzo facciamo, scusa? Non lo so, il fatto è che non... Ah, aspetta! Non ci si può... Sì, tieni premuto shift. E corri. Mentre salto? C'è la corsa. Non l'avevamo ancora usata. No! Cazzo. Posso sbrigarmi. Si è caduta. Shift. Oh, cazzo, è difficile. Beh. No. Oh. E beh. Uh-huh. Oddio. No. Oh. Ma porca parola. Sto salendo tantissimo. Niente. Allora, ce la puoi fare lì. Corsa. Ok. Poi qui, al posto di tenere premuto molto spazio, dagli il colpetto soltanto per saltare. E idem di là avanti. No, avanti adesso. No, a destra, tutta a destra. Sempre con la corsa. No, no, sempre con la corsa. Ci cagare in questo. Un colpetto e basta. Quando si è al limite proprio. Idem qua. Colpetto leggero. Ok. Oh! Senti. No! Ma no, ma ti sei uccisa, no! Sì, se no stai 3 ore a guardarmi. Beh, però non è un problema. Ma vuoi guardarmi? Un po' sì. Ma vuoi guardarmi? Non ti annoi? Ti sto guardando. Vai, ti sto dicendo, non ti annoi? No. No, questo penso che... Madonna. E mo? Oh no! Chissà quale devi andare. Ok, perfetto. Oh cazzo, se qua cado giù, quindi praticamente mi teletrasporta in un altro posto. Oh. Ma chissà se quello che hai preso giù è quello giusto. Qua non devo usare lo shift. Cioè magari la fine del traguardo è in quello viola o in un altro. No, questo mi fa cadere giù. Ah, questi bei platform di un tempo. Chuppidù! Ecco. Spike di Valorant. Palo di Ma come Spike di Valorant? No! Sono i miei acerrimi nemici. Sì, comunque prima io ho vinto perché tu sei rimorto. Cosa? In questo livello qua. No! Morto. Anzi, quando ti sei suicidato era eutanasia praticamente. Era eutanasia. Ma ha detto vanculo. No! Ma cosa ti ridi tu? Mi sto vomitando la pecorella. Tronza, sì. Eh sì.
perderò mai. E ti fanno contro di me. Può darsi. Può darsi, stronza. No? No, no, vabbè. Voglio che lo finisci, però voglio anche vederti sudare. Minchia, ma è impossibile. No! No, era lì il traguardo. Armo. Vabbè, almeno adesso sei che è lì. Porco Dio. Drin drin, via. E ho tolto gli occhiali da gaming. I colori sono stranissimi adesso. Cazzo, ma tu in tutto questo tempo avevi gli occhiali da gaming? 5 minuti, sì. No. Ma cazzo, che cazzo devi sento prenderlo? Devi essere preciso. Dai che ce la fai. Minchia, da che ce la fai, cado giù, oh. Porco Dio. Cazzo, cioè bisogna essere iper precise. Ma è, secondo me è impossibile, cioè. No, è possibile. No! No! È stata la parte più difficile, poi si è caduto per una cazzata. Mi spiace. Vabbè, però vuol dire che ce la puoi fare. Anna? Non parlo più. Anna? Sto zitta. Allora, con calma, focus. Ping, siamo nella merda qua. Tu ridi, ridi. Ridi, Angelica. Porco Dio. Non hai raccolto la fragola all'inizio di livello. No, cazzo celeste, no. Anche in celeste ci sono le fragole? No, no, in celeste ci sono le fragole. Ok, neanche altro. No! In dopo lì platform sta difficile. Celeste. In ogni livello ci sono. No, non in quello. In quel gioco famosissimo dove c'è tipo il personaggio è una specie di volpe, cane, arancio. Io non me lo ricordo. Yuppidu, no, yuppidu la madonna puttana. Impossibile che non te lo ricordo. Crash Bandicoot. Ci sono le ciliegie, no? No, aspetta, sono le ciliegie. Sono fragole. Perché io sto pensando alle ciliegie, però? No, c'è le ciliegie. E voi in celeste avete detto fragole? In fragole. In celeste ci sono le fragole. E in Crash ci sono le ciliegie. Ah, io mi ricordavo fragole. Cazzo, è durissimo. Ma proprio. Wow, complimenti. Ole, stavo ballando, sorry. Ok, che facciamo, Anna? Basta così, dai. Allora, che ore sono? Le 22:48. Via. Allora, facciamo così. Bravissima, Anna. Vaffanculo, Somnus. Allora, faccio un Gigalt F4. Rimaniamo a chiacchierare 2 minuti e poi si va. E poi si stacca, dai. Allora, gioco bello, mentre Celeste no, Celeste in realtà lo sto giocando off stream. Lo sto semplicemente giocando off stream, però lo sto giocando, quindi non l'ho mollato. È che non ci sto giocando fortissimo, troppissimo, perché
ci sto giocando tutti i giorni più che altro, non sto seguendo tutti i giorni. Adesso poi ultimamente ho giocato molto a GTA e quindi di conseguenza mi sono un po' focalizzato su GTA per dare una mano a quello scarso di Somnus che no, come moderatore è veramente terribile. E 4 chiacchiere, anche perché dà ragione sempre ad Anna, quindi di conseguenza già di per sé non ha capito un cazzo. Chiacchiere. Non lo vuole fare, non so perché. Mi è dovuto boostare su GTA, decisamente. Ok, devo mettere just. Va bene. Allora, giocalo quando ti pare, non devi neanche giocarlo per forza. No, ma in realtà mi piace. È che è molto impegnativo e sto giocando cose diverse su Twitch. Conta che non sto portando avanti nemmeno Hollow Knight su Twitch. Però Hollow Knight... È vero, ma cazzo, devi finirlo Hollow Knight. Adesso già ne avrò di tempo, non ti preoccupare. Tra una cosa e l'altra, come? Tanto adesso che ricomincio con le lezioni... Niente di esami, sì. Ora che ricomincio le lezioni mi servirà comunque... Cioè, non vorrò giocare troppo impegnativo sull'internet, ecco, dai. E quindi, a livello di multiplayer perlomeno, quindi mi rilasserò con single player che mi faranno bestemmiare fortissimo, perché Hollow Knight di certo non è il gioco più semplice del mondo. Quindi sì, sicuramente lo rigiocherò tra un paio di settimane esagerando. Invece, devo montare il modellino Lego. Quindi credo che o mercoledì... Allora, vediamo un pochettino. Fatemi vedere un pochettino gli orari. Perché nella peggiore dei casi lo posso fare venerdì notte. Venerdì notte parto... Allora, io finisco alle 18.30 venerdì con le lezioni. Torno a casa, mi ordino una pizza e incomincio a trasmettere. Perché non so quanto ci metterò. Ci metterò 2 ore e mezza più o meno. E se anche ci metto di più... Potrei fare anche una maratona notturna. Che ne dite? Che ne dite voi che siete qua in chat per adesso? Una maratona. Maratoneta, maratona leggera, niente di trascendentale. Si incomincia con calma, si fa il modellino Lego. Dopo il modellino Lego magari qualcos'altro, qualche gioco. Oppure potrei provare finalmente dopo il modellino Lego la... un film sul Prime. Potrei farlo. Tanto modellino, le cose si fanno alle 3, alle 4 del mattino, tanto si fa tardi. E magari sarebbe anche la possibilità di poter giocare online a Overwatch, però non ci sarà mai lui, Eric perlomeno, perché se gioca Overwatch devo giocare per forza con Eric. E a quell'ora lui non ci sarà mai. Vabbè, decido. Facciamo così. Vi tengo aggiornati. Mi aggiorno. Comunque venerdì il modellino Lego lo piazzo sicuro. Sicuro al 99%. Poi si vedrà quel che sarà. Chi lo sa, bla bla. E trallallero, trallallero. Grazie a tutti. Grazie per adesso a tutti per la compagnia. Grazie per esserci stati. Raidiamo. Facciamo un raid. Quindi rimanete fino alla fine del raid. Il signor Che Canale del Caffo. Signor carissimo Simone. Simone Caffo. Quindi andiamo da lui. Facciamo casino. Già lo sapete come comportarvi. Niente bestemmie. Spammate gli emote, insomma, lui già vi conosce più o meno tutti, perché comunque uno dei vecchi, diciamo, del canale, fa parte del clan dei CTC, quindi è veramente un amico. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo quest'estate, perché è venuto in Sardegna ed è venuto nel nord Sardegna appositamente per conoscere me, quindi super contento di questa cosa, super super contento. Quindi belle persone, grazie per la compagnia, grazie per il follow di stasera, ci vediamo mercoledì... probabilmente anche su GTA, perché no? Somnus, ci sei mercoledì? Spero di sì, spero di no. Nel caso ne parliamo di persona. Ciao, 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 ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.